Energigram. Il tuo alleato, sempre in tasca. Poi va giù e c'è subito il calcio di rigore, giù Fagioli in area, calcio di rigore per il Castelnuovo al quinto minuto. Ancora Capannello, l'arbitro ormai ha deciso per, anzi no, calcio di punizione. Tutto pronto, vediamo Massimo Loviso che parte per questo calcio di punizione. Da Giampaolo che tenta la conclusione dalla distanza, respinta da Olivieri. Morganti avanza palla al piede, poi serve Manari tutto solo qui sulla sinistra, avanza Manari, vola verso l'area di rigore sulla sinistra, tenta la conclusione, tiro cross e poi c'è il gol, Alessandro Fagioli, Castelnuovo in vantaggio, Alessandro Fagioli 1-0 per il Castelnuovo al trentesimo. D'esterno per Emili, buona palla, entra in area Emili, punta l'avversario, Lorenzo Emili, parata. Mataloni punta Morganti, va sul fondo, Morganti si oppone, poi va giù, tutto regolare secondo arbitro Mataloni, dentro Giampaolo, tenta la conclusione, completamente sballa in basso, respinto da Casimirri, Manari la tiene in campo e lancia subito verso Fagioli. Fagioli che supera l'avversario, Fagioli punta al portiere, la supera, va giù, calcio di rigore anche ammonito Davide. Fischia l'arbitro. Tutto pronto, la rincorsa, Massimo Loviso, conclusione, tiro a rete, il Conte Max 2-0 per il Castelnuovo. A terra in batti, sulla tre quarti. Castelfidardo che ci prova, Giampaolo e la conclusione della rete, a corto le distanze. Attenzione Marco, attenzione, il Castelfidardo con una fiammata di Giampaolo. Soccorso per Manari. In mezzo, Fagioli di testa, alza in angolo David. Cambia ancora il gioco sulla sinistra per Manari. Cross, secondo palo, Lorenzo Emili spaccata, alza troppo la mira. Peccato. Pallone in area e poi bella parata di Olivieri su Fermani da due passi. Regasi, Emili, 22 metri, gran conclusione, di poco alta. Voce, ma intercettano ancora i giocatori del Castelfidardo, Giampaolo in avanti, Terrenzio su di lui, se ne va Giampaolo, va sul fondo, palla dietro e c'è il pareggio. Pareggio del Castelfidardo. Corcione sulla tre quarti per la corrente Sant'Angelo, cross in mezzo, Terrenzio di testa e poi per Pepai dal limite, conclusione, la rete del Castelfidardo 2-3, incredibile. Finisce qui quindi, sconfitta in casa per il Castelnuovo contro il Castelfidardo, Castelnuovo 2, Castelfidardo 3 in questa 22esima giornata.